Ciao, dalla L con la B e la L con la T. Dalla L, esattamente, dalla L con la B o la L con la D. Tu, San Lorenzo, un desiderio per la... Allora, te lo chiedo così, un desiderio per la nuova Juventus 21-23, dai, sul mercato, sul mercato. Ah, perché sennò per il desiderio vero dobbiamo cadere di stelle, ragazzi. Il firmamento. No, non lo so, mi piacerebbe davvero avere un terzino sinistro di ruolo vero e proprio di livello, dato che non interveniamo in quel reparto da 6-7 anni. E quindi magari. Ieri dava Cuadrado titolare e oggi È tira vero, Pedri. Quadrado si è Cuadrado si è allenato. Si recuperato. è allenato per oggi, Quadrado, Ah, esatto. Che Sì. esperienza è per uno juventino andare a Villar Perosa? Infatti, guarda, mi è dispiaciuto non esserci mai andato negli anni e quando mi ero deciso ad andarci, e poi il Covid ha deciso che non ci si poteva andare, che non si poteva giocare. Quindi ho atteso con ansia la possibilità di andarci. E devo dire la verità, andarci in una stagione come questa, ti faccio un esempio, la mia ragazza, le ho regalato il biglietto anche a lei e quando le ho spiegato cos'era Villar Perosa perché lei non è interessata al mondo Juve. Le ho detto, guarda, è bellissimo perché ci sono i calciatori che entrano in campo con i trofei che hanno vinto l'anno scorso. Mentre ho detto questa Aia. frase, ho proprio pensato, ma quest'anno devo andare a Villar Perosa. E quindi andarci quest'anno è una cosa particolare e mi aspettavo anche di avere un mood differente, ma nel momento in cui sei entrato lì dentro è stata una roba allucinante perché a parole non lo riesci a spiegare. Cioè, Perché ti sembrava vedi che... la storia della Juventus di fronte, immagino. Quella lì la sensazione. No, più che altro vedere tante persone che avevano comunque voglia di Juventus. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, c'era tanta voglia di Juventus e c'erano pochissime persone, quello per via di prezzi molto alti probabilmente. Ho parlato con Nicola Balice, mi diceva che parlava con dei commercianti e ho avuto la conferma perché abbiamo conosciuto due ragazzi che hanno un bar lì e hanno detto che rispetto agli altri anni Villar Perosa di solito lo facevano a Ferragosto, intorno a Ferragosto. Sempre in settimana, ma le persone ovviamente con una decina di giorni in più erano in ferie, quest'anno era impossibile perché a Ferragosto non iniziamo il campionato e quindi c'è stato un netto calo, sia per i prezzi molto alti, ho pagato 57 euro e mezzo a biglietto, più Per 40, spedizione. per 49 minuti di partita, Ma diciamo. sì, ma la partita era La l'ultimo partita non conta niente. dei miei problemi in realtà. E in più per il discorso legato appunto alla collocazione temporale, quindi non erano molto contenti quelli che vivono a Villar Perosa perché hanno detto che negli altri anni era addirittura tutta un'altra cosa. Corri a fare una foto con Alexandro, tu sai perché, Ce dice Cino l'abbiamo, ce Mast. l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo. Cioè, Luca, ti senti, non dico favorito, ma si può vincere col Sassuolo nonostante la squadra sia incompleta, dai. Porca miseria. Fare questa domanda il 10 d'agosto, Fabio, dopo diventa un po' difficile affrontare una Lo stagione so, però. intera. Se ti rispondo che non si può vincere con lo Sassuolo, possiamo chiudere baracca Ma e burattini. lo sai, invece c'è grossa preoccupazione proprio perché il mercato è ancora aperto, la squadra è palesemente incompleta, ma noi guardiamo le cose dal lato juventino. In realtà anche il No, guarda, Sassuolo non sa chi mettere in campo domenica. ti do una Quindi. risposta un po' più ampia, non so, anzi, ve la faccio io una domanda. Non so voi, ma io mai come quest'anno ho un'ansia incredibile addosso. Ma veramente un'ansia che non avevo dagli anni in cui si faceva veramente male. Però era addirittura meno perché lì non avevi degli obblighi. Poi io mi ricordo i due settimi posti, e poi due settimi posti. Non c'era quella voglia di tornare a vincere subito, non c'era quell'ansia, quella necessità. Oggi c'è. Oggi c'è, perché nelle ultime 2 annate, nelle ultime 3-4 annate, è sempre andata giù il grafico della Juventus. Metti l'asticella in alto per questa Certo. Juventus e vince il campionato. Devi mettercela. Cioè, per definizione la Juve non può partecipare, basta. E Certo. se quest'anno poi magari arrivano anche davvero oltre Paredes, Depay e forse un terzino. Ragazzi, significa che quel mercato è stato fatto bene. Forse un po' strano a livello di tempistiche, perché Pogba in via, boom, poi Bremer, boom, poi riposo, 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 riposo. Questa è l'unica cosa che un po' mi ha dato fastidio. Ma io c'ho proprio l'ansia. Io c'ho proprio. Ah, esatto, benissimo. E Strano, non quindi, si dice a casa, dice Mario. Secondo me sì, ma proprio cioè tutti letteralmente. Oh, se Sai, posso. Cherubini arriva bene forse, magari no, perché mi sembra che quest'anno loro l'abbiano fatto, ma per il resto mi sa. non dipende anche dal
non voglio usare un'espressione adanista perché c'è Edoardo in live, dal percorso che si fa. Per esempio, se arrivi secondo in campionato e sei stato punto a punto con l'Inter, alla fine, secondo me, hai fatto un'annata decente rispetto agli ultimi due anni. E no, ma è quello, Fabio. L'annata fatta, quindi... Non lo so, per me la grande necessità, Luca, di quest'anno è competere. Essere competitivi non, chiaramente vuol dire giocarti il campionato fino alle ultime tre giornate. Se poi non ce la fai è perché... Assolutamente, assolutamente. Okay. Però non puoi non essere nella competizione come hai fatto negli ultimi due anni. Cioè questo non è possibile. L'altra notizia che è importante, però ne stavamo discutendo proprio con Luca in privato, è il rinnovo di Fagioli fino al 2026. Però Luca mi ha detto, e ho controllato effettivamente così, sul sito della Juventus, controllate anche voi, la notizia del rinnovo è sparita. Ma c'è mai stata o non c'è? C'ho gli screen. Quindi l'hanno postata ma è sparita. Sì. La notizia c'era, cioè è stato ufficializzato. Ma se ora andate su Gazzetta, trovate Juventus Fagioli fino al 2026. No, c'era il comunicato. Magari faranno un video, un contenuto multimediale, non sappiamo. Sto preparando un contenuto su questa cosa, oggi ho fatto anche un post su Instagram, su Twitter, così, e poi lo creerò sicuramente, però due parole le facciamo. Io non credo alla difesa 3, anche perché questa Juventus dal giorno neanche 0-1 c'è stata raccontata che verrà costruita per il 4-3-3. Esatto. E credo che anche gli innesti di Maria, di Depay, dello stesso Kostic vadano in questa direzione. Dietro, se a 4 non sono tranquillo, a 3 forse sono ancora meno tranquillo, perché proprio come dici te, numericamente siamo pochi. E sugli esterni, Kostic una parte, Cuadrado l'altra, ok, va bene, ma se Cuadrado, come in questi giorni, c'ha il mal di pancia, l'unico è De Sciglio. E De Sciglio è un altro che non mi sembra proprio affidabilissimo, quindi per giocare a tre probabilmente devi davvero a tutti i costi prendere un altro centrale, possibilmente Mancino, e un terzino che possa giocare sia destra a sinistra, come magari poteva essere Molina. Quindi perfetto. Probabilmente siamo un po' in ritardo se vogliamo giocare a tre, e la campagna acquisti è stata fatta per giocare 4-3-3, quindi secondo me l'idea di base è il 4-3-3, poi in fase non possa essere tutta un'altra cosa, però penso che sia 4-3-3 l'idea di base. Infatti ti dico, la prima parola che mi viene in mente su cosa aggiunge Depay è imprevedibilità, perché Depay è un giocatore imprevedibile. Tu mi hai fatto la citazione con Dybala, il parallelismo con Dybala o con Robinho, non è lo stesso tipo di calciatore, ma una cosa in comune ce l'hanno, e cioè il dribbling, l'imprevedibilità, il tiro dalla media e lunga distanza, giocatori che calciano in porta, hai detto bene, calciante, un giocatore che comunque anche le punizioni le può calciare. E l'altro giorno noi abbiamo fatto battere una punizione a Bonucci, se ben ricordato, aveva preso una traversa. Non voglio farmi un anno con Bonucci che mi ha fatto le punizioni, quindi... Ma occhio, perché Bonucci anche con Depay potrebbe dire la tiro io, sì. Potrebbe però, capitare. Però, fatto sta che io rimango sulla mia linea, secondo me sarà 4-3-3, e quindi io Depay me lo immagino esattamente ala di sinistra, con Di Maria ala di destra, e quando torna a Chiesa poi vediamo dove uno una volta riposa quell'altro, però... Avere la possibilità di fare 4-3-3 con Depay, Chiesa, Di Maria, Kostic e Cuadrado in un anno intero, secondo me è tanta tanta roba. Quindi dopo sarà tutto da vedere. Per te lo status di Depay impone la sua, almeno inizialmente, titolarità? Perché per me, se uno come Depay viene alla Juventus, giocatore di carattere internazionale, viene per giocare. Guarda, sono d'accordo, perché non credo che sarà un vero e proprio vice Vlahovic. A questo punto ti dico, al di là dello status, io ti parlo anche di forma fisica, perché secondo me Kostic arriva nettamente più avanti a livello di preparazione rispetto a Depay, perché loro hanno anche già iniziato il campionato, questa sera lui doveva giocare addirittura la Supercoppa Europea, quindi secondo me Kostic nella prima parte di stagione andrà tanto di più di tutti i nostri calciatori. E poi vediamo quanto tempo ci mette Pogba a tornare, perché... Se magari Pogba ci mette un po' di più, allora magari Allegri non passa al centrocampo a 3 subito e inizia eventualmente con un 4-4-2, e quindi Depay potrebbe giocare di fianco a Vlahovic con Di Maria o Cuadrado da una parte e Kostic da quell'altra. Quindi potrebbe essere un po' di tutto, però non ho particolari problemi nel dire se c'è la possibilità di mettere Di Maria, Vlahovic e Depay, penso che viene naturale metterli.
questa è la foto di Fagioli che firma il nuovo di contratto. Quindi palesemente falso, allora. Palesemente falso. No, Luca, se dici una cosa del genere, questa è la foto l'ha postata da Pedulla. Se tu lo dici. Ma mi ha bloccato, quindi non può sentirmi. Okay, non può sentire. Sai perché mi ha bloccato? Perché lui ha scritto Pogba Juve sempre più vicini e gli ho scritto percentuali bloccato. Ma come? Ed è l'offeso, probabilmente, non lo so. Cioè, non... A voi sembra normale che lo United debba pregare Rabiot ad accettare l'offerta del Manchester United? Ma in che mondo viviamo? Ma viviamo in un mondo malato. Luca, perdonami, ma tu ti sei perso l'ultima dello United sempre per quanto riguarda un probabile acquisto in Serie A? Quella di Arnautovic è ancora più clamorosa. Guarda, io mi ricordo di aver fatto un video tempo fa che si chiamava, ragazzi, lo ammetto, a me Rabiot non piace. Tante volte, magari anche quando guardo una partita, la gente mi dice, ma come, Rabiot ha giocato bene? Sì, ma a me Rabiot continua a non piacere. C'è un giocatore che non mi emoziona in niente, cioè non mi dà emozioni. Quindi l'idea di venderlo, io ho sempre pensato di vederlo partire ancora a parametro zero. Quando si è parlato di United interessato, ho detto, vabbè, cosa facciamo? Una decina di milioni. Adesso che leggo 18 più bonus, ma facciamo una festa, ragazzi. Ma io vi invito, dove la facciamo? Cioè, io sono contentissimo. Se va via davvero a queste condizioni, io penso proprio di fare una festa. Ma, infatti, ti dico, più che Savic, in questo momento io investirei davvero sulla difesa. Che sia un terzino a destra, un terzino a sinistra, un centrale. Cioè, secondo me, se oltre a questi, e tra questi ci metto Paredes e Depay, facciamo finta che sono già stati presi, cosa che non è così. Però, a queste condizioni, se rimane qualcosa, io lo metto in difesa. Perché in difesa... mi sembra il nostro punto debole in questo momento. Bravo Luca, molto lucido, 60 milioni di tiri fai la difesa invece che Milinkovic, dice Alessio. Che amo. Milinkovic lo amo, lo vorrei tantissimo. No, certo. No, ma mi sembra anche un'operazione molto difficile da fare negli ultimi 20 giorni di mercato, Luca. Savic era la mia idea se Pogba aveva uno stop veramente molto lungo. Ah, sì, è vero. Io avevo detto in un video, se Pogba è fuori 5 mesi, la Juventus deve andare con una valigia a Roma, aprirgliela in faccia e dirgli lo porto via con me adesso. In nero, tutto quello. Ma sì. Come il nome di socio, ma no.